perché non andiamo a fare un po' di shopping? Sono iniziati i saldi. Ci farà bene. Mi piacerebbe molto, ma non posso. Il mio conto in banca è in rosso. Lavoro così poco che sono praticamente una disoccupata. Non riesco a capire. Eppure hai talento. Sì, anch'io pensavo che bastasse per diventare una giornalista. I tuoi reportage sono bellissimi, dovresti puntare su quelli. E allora perché non li compra nessuno i miei reportage? Questo perché non supplichi i direttori come fanno centinaia di giornalisti che si svendono per scrivere un articolo. Tu meriti molto di più. È facile parlare quando si ha uno stipendio fisso. Desiderate qualcos'altro? No, grazie. Sì, scusi. Un'altra fetta. Scusami. Burger? Sì. Domani alle 10? Sì, certo. Arrivederci. Il tuo capo. Cosa? Sì, mi affida uno speciale. È perfetto. Cameriere? Una fetta anche per me. Cosa? Conosci Philip Mertens? La dinastia dei gioiellieri Mertens? Esatto. Philip Mertens è considerato oggi uno degli uomini più ricchi d'Austria e si dà il caso che detesti la stampa. Ma ho saputo che annuncerà il fidanzamento con Julie Warenberg, la figlia del magnate dell'elettronica industriale Warenberg. Si giureranno amore sulle rive del lago Millstätter, dove la famiglia Mertens ha una residenza estiva. Mi affida il servizio. Questa è l'intenzione. Il problema è che di solito Philip Mertens non si lascia avvicinare. Cosa significa di solito? Che non ti concederà mai un'intervista. E quindi? Per fortuna i miei informatori non mi deludono mai e grazie a loro so per certo che Philip Mertens cerca una bambinaia per le vacanze. E? È molto semplice. Tu sarai la bambinaia. Allora, com'è andata? Forse potremmo diventare colleghe. Vuole assumerti? Vuole mettermi alla prova? Conosci Philip Mertens, immagino? Il fantasma Mertens. La sua foto più recente è di 15 anni fa. Si fidanza. Devo diventare la sua bambinaia, così avrò campo libero per osservarlo da vicino. Tipico di Wagner. E come mai lo chiede a te? Perché è una sconosciuta, meno rischi di essere scoperta. Non fraintendermi. Sarebbe fantastico se tu lavorassi per noi, ma i tuoi obiettivi? Voglio dire, i quotidiani, i tuoi sogni, la tua etica. Sì. Ci ho rinunciato, devo pur vivere di qualcosa. E se realizzerò il servizio, curerò la vostra pagina della cultura. Coraggio, allora. Scusi, non ero attento. No, è stata colpa mia. Si è ferita? No. È sicura? Vuole? È gentile. Tenga. Grazie. Tra poco dovrei dare una buona impressione di me. Sono certo che ci riuscirà anche così. Lo tenga pure. Grazie. Non si disturbi, ce la faccio. No, non mi costa nulla. Grazie. Posso? Rilke. Sì. Il solo e unico poeta. Sì. Ha una poesia preferita? Sì. Quale? Ne ho molte. Sì. Me ne direbbe una? Mi sta chiedendo di recitare qui, ora, una poesia? Sì, non vuole. Ti chiamo alba o tramonto, poiché prima del mattino mi spavento. E timido allungo la mano sul suo roseo rossore. Devo andare. Sì, deve dare una buona impressione. Esatto. Grazie. Incroci le dita. Non ne avrà bisogno, ma le incrocerò. Grazie. Arrivederci. Addio. Faccia attenzione. Sì.
signorina Berger. Grazie. Dunque lei ha lavorato come bambinaia all'estero? Sì, ho vissuto a lungo in Australia e ho accudito a tempo pieno 3 bambini. Una laurea in francese e una in germanistica. Buon livello scolastico, ottimo diploma. Noi però non cerchiamo una laureata, ma una bambinaia con delle ottime referenze. E lei non ne ha. Sono certa di essere all'altezza delle vostre esigenze. Adoro i bambini e poi sono una persona seria. Sono qualità fondamentali per questo lavoro. Ma nello sport e nella musica non ha alcuna specializzazione. Pensavo si trattasse di accudire 2 bambini durante le vacanze. Bambini di una illustre famiglia che esige molto dal proprio personale. Questo non è un semplice impiego da babysitter. Questo l'avevo sospettato. In Australia si usano espressioni linguistiche piuttosto colorite. Del tutto fuori luogo qui da noi. Sì, immagino che qui sia ancora in voga la formalità della corte spagnola. Mi scusi. Vede, certe famiglie danno la precedenza alle buone maniere. Ci lasci i suoi recapiti telefonici. La cercheremo noi se sarà opportuno. Buongiorno, signor Mertens. Peters, è sopravvissuto alle selezioni? Assolutamente sì, signore. Ho ristretto il campo a 3 candidate. Ognuna di queste possiede i requisiti richiesti e delle eccellenti referenze. Oh! La signorina Berger l'avevo esclusa. Ci sono delle candidate più adatte. Capisco. La assuma ugualmente? Sì. Le do un cordiale benvenuto a Villa Mertens, signorina Berger. Sono Elisabeth Meyerhofer, la governante, ma mi chiami semplicemente Elisabeth. Io sono Karl Marek, il maggiordomo. Mi occupo di tutto qui. Io sono Jana. È un posto incantevole. Sì, è davvero un piccolo paradiso. Quando avrà disfatti i bagagli, le mostrerò la casa. Loro sono Leon e Sophie. E lei è Jana, la vostra nuova bambinaia. Sono certa che andrete d'accordo. Molto piacere. Sono felice di conoscervi, ragazzi. Ciao. Qual è la prima cosa che vi piace fare in vacanza? Forse nuotare? Sì, ora vi lascio soli, così potrete parlare liberamente. Ah, questa è la lista delle sue mansioni e del programma di studio e di sport previsto per i bambini. L'ultima bambinaia è andata via dopo solo 2 settimane. E perché stava male? Non la volevamo con noi. Oh. Vogliamo rompere il ghiaccio? A me non va. Ma non sai ancora che cosa voglio fare? Non ci piacciono i giochi. Oh. E che cosa vi piace? Ti diremo quello che non ci piace. Le bambinaie rompiscatole. Lasciaci in pace e andremo d'accordo. Temo di non poterlo fare. Non vogliamo una babysitter. Vieni, Sophie. È come le altre. Diciamo alba o tramonto. Poiché talvolta mi spavento. Prima del mattino. E allungo timido la mano verso il suo roseo rossore. È bello rivederla.
L'altro giorno, dopo il nostro piccolo incidente, non ho avuto modo di presentarmi. Sono Philip Mertens. Jana Berger, sono la bambinaia dei suoi figli. Lo so. Benvenuta. Grazie. Santo cielo, da quanto tempo non venivo qui. Benvenuta di cuore, signora Mertens. Carla. È davvero bello averla di nuovo qui, signora. Sono felice di trovarvi tutti qui in salute. Philip. Mamma. Caro, non so neanche dirti quanto sia felice di sapere che ti sei deciso. Sì, ora però vieni in casa. Abbastanza bene. Scommetto che invece tu sei negata. È vero, ma so suonare il valzer del moscerino. Fa vedere. Insieme. Ciao, nonna! Leon, tesoro, ma sei cresciuto ancora. Più tardi mi devi raccontare le novità della scuola. È troppo baccano. È il valzer del moscerino, nonna. Conosco questo valzer, tesoro. Non merita così tanto esercizio. La nuova bambinaia, immagino. Jana Berger. Signorina Berger, ho una leggera emicrania dovuta al viaggio. Rimanderebbe l'ora di pianoforte a più tardi? Naturalmente. Ha già fatto una scaletta delle cose che hanno nel programma i bambini? Gliel'hanno consegnato, vero? Sì, ce l'ho. Ma essere sincera, credo che il programma sia un po' gravoso. In vacanza dovrebbero anche riposarsi. Non è certo lei la persona con cui discuterne, ma i miei nipoti un giorno avranno delle responsabilità alle quali è meglio che si preparino fin d'ora. Di cosa si parla? Salve. Degli impegni dei bambini. Jana dice che dovremmo riposarci durante le vacanze. Beh, non ha tutti i torti. Di che impegni si tratta? Ho stilato, come ogni anno, una lista di compiti che scandiscono dalla mattina alla sera le giornate dei tuoi figli. Posso vederla? Prego. Ecco, questo mi sembra più idoneo alle vacanze. Tu sai meglio di chiunque altro cosa è giusto per i tuoi bambini. Caro! So suonare un pezzo nuovo, papà. Vorresti sentirlo? Più tardi, tesoro. Devo ancora fare alcune cose. A dopo. Ciao. Che ne dite se andiamo a nuotare? Philip. Scusami. Che te ne pare di questo? Potrebbe diventare un classico, ma certo. Non è del nuovo designer, l'ho creato io stesso. Mi meraviglia che trovi ancora il tempo. In effetti no, ma mi diverte molto. Più di qualunque riunione di consiglio. Questo è per Julie? Non ci ho ancora neanche pensato. Ma conoscendo Julie vorrà di certo un anello con diamanti. E deve essere un pezzo unico. Sì. Una tua creazione la entusiasmerebbe di certo. Sì. Beviamoci una tazza di tè e mi racconti tutto del fidanzamento. Sì. Sono veramente contenta che tu faccia il grande passo. Sono certa che con Julie sarei molto felice. Sì, lo penso anch'io. Hai pianto tanto e a lungo la scomparsa di Charlotte. E anche per i tuoi bambini è una giusta decisione. Hanno bisogno di una vita familiare ordinata. Gliel'hai già detto? No. E non so neppure come reagiranno. Parla con loro. Forse avranno bisogno di un po' di tempo, ma vedrai, accetteranno Julie molto prima di quanto immagini.
Sophie? Papà non ce l'ha neanche chiesto. Non gli importa niente di noi. Non devi pensare a una cosa del genere. Sono sicura che ve ne avrebbe parlato. Una volta era così bello, quando c'era ancora la mamma. Da quando è morta è cambiato tutto. Papà sta continuamente via e non lo vediamo neppure quando siamo in vacanza. A noi manda solo una stupida bambinaia dopo l'altra. Tu non sei così stupida. Grazie. E ora vuole sposare quella Julie. Probabilmente ha già dimenticato la mamma. Non lo credo affatto. È lei la tua mamma? Posso? Questa sei tu? Era molto bella. Ascolta. Se si pensa intensamente a qualcuno e non lo si dimentica, allora non morirà mai davvero. Quando ho perso mia madre avevo la tua età. Ancora oggi penso ogni giorno a lei. Vieni una volta con me dalla mia mamma al cimitero. Se ti fa piacere, sì. Scusi, stavo per andare via. No, no. Resti. La prego, mi faccia compagnia. Però ho un solo bicchiere. Vuole bere? Grazie. Questo posto ha qualcosa di magico. Da bambino ero sicuro che qui ci fossero gli spiriti dell'acqua. Restavo seduto qui per ore e li aspettavo, ma per motivi comprensibili non ne ho mai visto neanche uno. È stato lei a volermi assumere, vero? Naturalmente. Non ho mai conosciuto una bambinaia a cui piace Rilke. Posso? Prego. Mi racconti di lei, della sua infanzia. Non è stata come la sua. Mia madre ed io non avevamo soldi. Lei ha sempre cercato di non farmelo pesare. Ma è morta presto. Mi manca ancora. Non so perché glielo sto raccontando. Signora Warenberg, ha fatto buon viaggio? Sì, grazie. Benvenuta, signora Warenberg. Grazie. Sarei voluta arrivare prima, ma ho avuto così tanti impegni di lavoro. Ah, è così bello qui. Le porto subito i suoi bagagli in camera. Lei è davvero molto gentile. Posso offrirle un piccolo rinfresco, signora? Magari più tardi. C'è il signor Mertens? Il signore sta lavorando, non posso passargli alcuna telefonata. E la signora? La signora è andata in paese, sarà di ritorno oggi pomeriggio. Bene, allora prenderò un caffè in terrazza. Glielo porto subito. La signora Mertens ci ha messo a parte dell'imminente fidanzamento. Mi permetta di porgerle a nome del personale le nostre congratulazioni. Grazie.
Congratulazioni di cuore, signora Molto Warenberg. Gentile. E la descrizione. Cioè, Julie, ci mancava solo lei. Ciao! Allora, bambini, com'è la vita in vacanza, eh? Ah, salve, la nuova bambinaia? Sì. Lei è Julie, l'amica di papà. Pensavo che studiaste francese a scuola. Potreste esercitarvi un po' nella pronuncia del mio nome. Julie. Julie. Esatto. Devo esercitarmi al piano. Vieni, Yana. Voglio scusarci. Prego. Il signor Mertens e la signora Warenberg ce n'erano fuori. Sarà da sola con i bambini. Da quando sono qui lui non ha cenato neanche una volta con i suoi figli. Sì, perché ha molto da fare. Mi dispiace per i bambini. Non stanno mai insieme al padre. No, no, no. Questo non è vero. Il signore adora i figli. Dovrebbe dimostrarglielo. Sì, sì. È totalmente immerso nel lavoro da quando è successa la tragedia di sua moglie. È stato un duro colpo del destino. Tutto è cambiato. Il fatto che lui si risposi è un bene per i bambini. Quando sarà la festa di fidanzamento? Il 14. Sarà una cosa in grande? Oh sì, la signora Mertens lo ha già comunicato al mondo. È così felice di questa relazione. Allora la signora Warenberg è la candidata prescelta da lei? Assolutamente. È di rango superiore anche della defunta signora Charlotte. Rango? Sono un po' antiquato. No, io direi ragionevole. In questo ambiente ci si sposa solo tra pari. Provenienza e tradizione sono importanti. E la carta di credito d'oro? Oh, questo si addice soprattutto ai nuovi ricchi, quelli sulle riviste scandalistiche. Sì, 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 mio caro Carl. Carl è uno snob, Yana. Non lo deve mai dimenticare. È solo che non vorrei lavorare in una casa in cui il personale non conosca le buone maniere. Lo ha sentito? La festa di fidanzamento avrà luogo il 14 di questo mese. Presto conoscerò altri dettagli. Non potete immaginare quanto mi renda felice questo fidanzamento. Voi siete una coppia così bella. La vostra sarà un'unione meravigliosa. Io lo aspetto da quando avevo 18 anni. È stata dura convincerlo. E io che cercavo di conquistarti. Com'è facile sbagliarsi? Andate a prepararvi. La cena è stata prevista per le 8. Va bene. Tuo figlio non ha mai avuto molta voglia di divertirsi. Deve imparare a farlo. Riuscirà a fare molte cose con te, te suo al fianco. Suo fianco. Buona serata, allora. Dove vai? A cena fuori. Avevi promesso che giocavamo a scacchi. Mi dispiace. Giocheremo domani, va bene? Certo, è più importante lei. Leon, attento. Lascialo stare. Glielo avevi promesso? Ho detto che giocheremo domani, d'accordo? Ti odio! Leon! Sì, per 200 persone. Sì, bene. Con 200 invitati dovremmo essere sì, a posto. Sì, per i dolci resta come d'accordo. E i gigli? Grazie. Solo se avete in Casablanca. E devono essere solo sui margini, d'accordo? Ah, un'ultima cosa. Non dimentichi i fiori commestibili per il buffet. Nasturzio, tropeolum, salvia e così via. Grazie, conto su di lei. Addio. Fatica. Pensi che basteranno 20 uomini per il servizio di sicurezza? Con la paranoia di Philip. Naturale che bastano. Il perimetro si può proteggere facilmente. Non hanno speranze i paparazzi. Rosemary, molte grazie per il tuo aiuto. Oh, hai già tante cose da fare. Io ormai ho perso il conto di quante feste ho organizzato nella mia vita. Oh, Carl, pensavo proprio a lei. Noi saremo di ritorno nel pomeriggio. La prego di fare in modo che nessuno tocchi niente su questo tavolo. È la nostra centrale operativa. Certamente, farò in modo che questa stanza resti chiusa durante la vostra assenza. Molto bene, grazie. Thank you.
Diana? Sì? Visto che è qui, posso chiederle per cortesia di lasciare le stanze che lei usa con i ragazzi in perfetto ordine? Ma in genere lo faccio. Ieri ho trovato degli asciugamani usati nel salotto. La signora Mertens li ha scoperti prima di me e me lo ha fatto notare. È stato molto sgradevole. Non capiterà più. Bene, allora vogliamo dimenticare l'incidente? Leon ha fatto degli enormi progressi. Voglio segnarlo al torneo della prossima settimana. Lo faccia pure, informerò io suo padre. Tanto non gli interessa. Perché? Perché non è mai venuto qui. Sai che cosa faremo? Gli chiederemo di venire. Buonasera. Stavo andando, sono stanca. Ah, un paio di minuti ce li avrà, spero. Non posso. Non vuole? Nel corso del mio colloquio mi è stato fatto presente che dal personale è richiesto un atteggiamento rispettoso. Ah. E per questo non vuole più parlarmi? Lei è il mio datore di lavoro e io sono la sua dipendente. Non c'è altro da dire. Sputi il rospo. Sì, c'è una cosa di cui mi piacerebbe parlarle. Sì? Lei ha abbandonato i suoi figli. Prego? I suoi figli non hanno più una madre e hanno un padre che non si accorge di loro. E lei l'ha capito in così poco tempo, vero? Sì, infatti. Forse adesso sta un po' esagerando. Leon e Sofia hanno la sensazione di esserle indifferenti. Poteva dirmelo diversamente, ma ne parlerò con i ragazzi. Mi ascolti, non devo giustificarmi. Lei non ha proprio idea di cosa voglia dire condurre un'impresa. Forse ha ragione. Il suo mondo mi è del tutto estraneo. Come dal suo suggerimento, alle 19 è prevista la cena con tutta la famiglia. Farò in modo che i ragazzi siano pronti in tempo. Anche lei. Il signor Mertens ha dato disposizione a tal proposito. Penso che questo esprima la straordinaria stima che ha nei suoi confronti. Smetti di giocare con il cibo, Per il nuovo profumo faremo un'imponente campagna pubblicitaria. Suo padre ha sempre ritenuto ragionevole limitarsi a gioielli e orologi. Mio padre è stato un grande esempio per me e lo è ancora, mamma. Ma le esigenze del mercato sono cambiate. Bisogna avere il coraggio di tentare nuove strade. Noi non vendiamo solo gioielli. Noi vendiamo bellezza. Noi vendiamo lusso, prodotti esclusivi. Vendiamo sogni. E questa filosofia si adatta perfettamente al nostro profumo. Tesoro, l'hai detto così bene. Ti affiderei all'istante il nostro settore del marketing. Un buon prodotto deve risvegliare delle emozioni. Si può leggere l'ora anche su un orologio da 4 soldi, ma un orologio Mertens gli conferisce un che di speciale. Per non dimenticare la sua qualità. Certo. A proposito, presumo che tutte le signore Mertens d'ora in poi usino solo il nostro profumo, no? Prima che tu mi obblighi a farlo, dovrò innanzitutto provarlo, mio caro. Vedrai che ti piacerà molto. Gioielli e profumo formano una simbiosi perfetta. Che cos'è una simbiosi? Può spiegartelo la signorina Berger.
Simbiosi proviene dal greco e significa convivere. Originariamente era un concetto preso dalla biologia e spiega la convivenza di due specie che con essa traggono a vicenda utile. Grazie, signorina Berger. Perché dopo la festa non partiamo per Saint-Tropez? Jean-Françoise e gli altri sono già lì. E non ci sono scrivanie. Ottima idea. Io posso restare qui e occuparmi dei bambini, così nessuno vi disturberà. Questo è impossibile. La promozione del profumo è alle porte. Mio caro, nel delegare tuo padre era sicuramente più bravo di te. La sua vita privata era sacra. All'epoca non avevamo negozi fuori dai confini dell'Austria. Ormai siamo presenti in tutta Europa. E se Peter ha ragione, il prossimo autunno apriremo altri 18 negozi negli Stati Uniti. Sul serio? Sì. Lo dicevo solo perché dovreste prendervi un po' di tempo per voi. Questo è molto importante in una relazione. Mamma avrebbe dovuto fare la consulente matrimoniale. Saremmo stati al sicuro. Se Philip non ha tempo, potremmo partire noi due per Saint-Tropez. Non dovresti rendergli le cose così facili. Ah, scusatemi, per favore. Oui? Anne-Marie. Penso sia una bella cosa che la famiglia si riunisca a cena. Anch'io ho sempre voluto farlo quando eri bambino. Lo so, sì. Non capisco però perché hai voluto anche la bambinaia. Potrebbe vantare lo stesso diritto anche Elizabeth, non credi? Ma Elizabeth non si sentirebbe a suo agio. Sì, perché lei sa stare al suo posto. Le gerarchie esistono per un motivo. In questo modo si evitano inutili conflitti. Tuo padre ne ha sempre tenuto conto. Lo so che papà ha sempre fatto la cosa giusta, solo che lui è morto da 20 anni. E per me una bambinaia fa parte della famiglia. Oui. A bientôt. In allegato si trovano tutte le informazioni relative al fidanzamento Mertens. La lista degli ospiti è un elenco di grandi personalità. Ne sarete entusiasti. Devi venire subito. Andiamo con papà a mangiare il gelato. Arrivo. Siete pronti? Sì. Non devi lavorare oggi? No, mi sono preso una vacanza. Tu lo puoi fare, sei il capo. Puoi andare in vacanza quando vuoi. Non è proprio così semplice, ma oggi si può fare. E il torneo di tennis? Mi prenderò un'altra vacanza. Quando vi allenate? Domani. Va bene. Allora passerò da voi e vedremo che cosa sapete fare. Grazie. Pensate a cos'altro vorreste fare questo mese. Lo giocare a Monopoli. Una gita in autostrada. Pallanuoto. Di nuoto. Sì, devono smaltire un po' di arretrati. Sì, sembra anche a me. Io però pensavo a qualcosa di più speciale, qualcosa che non capita tutti i giorni. Abbiamo deciso. Allora? La barca. E poi dormirci anche. Maiana dovrà venire con noi. Ah. Solo se è proprio necessario. E va bene. Una gita in barca con pernottamento in rada. È una vera promessa? Sì. Una promessa non può essere infranta, vero? No, mai. Mani sopra. Così vale. Si è per caso lamentato che lavoro troppo? Scusami. Non succederà più. Non devi scusarti. Sto facendo del mio meglio, ma ho la sensazione di non riuscire ancora a trovare una vera intesa con i bambini. In cosa sbaglio? In niente.
Devono abituarsi a te. Ci vorrà del tempo. Forse dovremmo stare più insieme, noi quattro. Sì. Ottima idea. Domani? Sì. Chiederò a Yana cosa hanno in programma. Chiedi ai bambini cosa hanno voglia di fare. E Yana avrà la giornata libera. D'accordo. Ragazzi, guardate qui. Sapete cos'è? Un rubino della Boemia. Un cosa, scusa? In realtà è un granato. Noi lo estraiamo e lo lavoriamo. E dopo essere stato ben levigato, diventa così. Forte. Bello, no? E perché si chiama rubino della Boemia? Perché in passato è stato esportato in Boemia e là veniva levigato. È giusto, no? Ehi, volete tenere? Ci sei già stata in un rifugio? No, ma è molto bello qui. Vi piace camminare? Insomma. Pensavo di sì, visto che l'avete proposto voi. Philip. Sì. Mi ferisce molto che mi respingano. Non mi va di restare. Pronto? Perché non mi hai chiamato? Perché non ho nulla da riferire. Io non riesco a crederci, tu vivi insieme a loro. Ma che cosa su quei due devi averla saputa, no? Devo lasciarla. Lieto che lei sia qui, signorina Berger. Può accompagnare i bambini all'allenamento di tennis? Pensavo di essere libera oggi. Sarebbe gentile se lo potesse comunque fare. Sarà un piacere. Sì, così. Sì, molto bene. Salve. Ancora come è bello prima? Che lei sia qui. Credo che per Leon sia importante. Così, vieni più avanti. Ha fatto bene a svegliarmi dal mio torpore. Ascolti, per me i soldi contano meno di quanto lei creda. È facile dirlo quando se ne hanno molti. Tutto dipende da come si utilizzano. Voglio dirle che una gran parte del mio patrimonio confluisce in una fondazione a favore di bambini sfortunati. È solo che non ne parlo mai. E voglio anche che sappia che dopo la morte di mia moglie forse mi sono tuffato troppo nel mio lavoro. All'epoca, tuttavia, era l'unica possibilità per andare avanti e continuare a vivere. Mi sono illuso di poter essere un buon padre lo stesso, perché amo i miei figli più di ogni cosa. Non mi sarei dovuta permettere. Invece no. Troppo poco presente per i miei figli. Lei me lo ha fatto capire e io gliene sono grato. Sono felice che sia con noi. Grazie, mi fa piacere. Prego. Posso chiederle un favore? Certo. Lei parla bene inglese, no? Sì. È certa? Sì. Venerdì arriverà Peter Vermont, un amico e uomo d'affari americano.
E conoscendo Peter, preferirà una cena in famiglia a una noiosa cena di lavoro. Quindi? Ebbene, insomma, Peter parla solo inglese e io non so quanto i bambini riusciranno a capire. Lei dovrebbe tradurre e fare in modo che non si addormentino dalla noia. Molto bene. Grazie. Questa volta si svolgerà in una cornice più formale del solito. Già, purtroppo temo di non avere un vestito adatto. Per quello si troverà una soluzione. Pronto? Sono io, Nile. Ti ho spedito un pacchetto con una fotocamera da usare per tutto il fidanzamento. È talmente minuscola che puoi nasconderla ovunque, vedrai. E fa delle ottime foto. E ora ascoltami bene. Wagner vuole pubblicare la storia del fidanzamento e anche quella della tua esperienza come bambinaia. Philip Mertens denuncerebbe tutti. Se dovesse denunciare qualcuno, ci sono gli avvocati. Oh. Cosa ti succede? Questa è la tua grande occasione. Sono troppo coinvolta in questa storia. Cosa? Lui si fida di me. Bene, tanto meglio. Io mi sento come Bruto. Al contrario di Cesare, Mertens vivrà. E si consolerà con i suoi miliardi e la sua fidanzata, credimi. Lui è completamente diverso da come lo immaginavo. Tu non lo stai accoltellando alle spalle. Devi solo scrivere un articolo su di lui. Jana. Non dirmi che ti sei innamorata, ti prego. Io non so che cosa stia succedendo tra voi due, ma quell'uomo è fidanzato. Sposerà una tizia che è ricca quanto lui. Cenerentola è una favola. Do il benvenuto alle mie donne preferite. Mamma. Julie. Ciao, tesoro. Un po' di vino? Sì, grazie. Domattina andiamo a Spital. Vuoi che ti portiamo qualcosa? No, grazie. Le modifiche al vestito di Julie sono fatte. Deve soltanto provarlo ormai. Ah, potreste comprare un vestito per Jana. Per la cena con Peter non ha un abito adatto. E vorrei toglierla da questo imbarazzo. Mamma, se le mettessi in mano dei soldi, lei non li accetterebbe. Il vino è troppo caldo. Ci vediamo dopo. Comincia a infastidirmi questa bambinaia. Sì, ma ti prego. Una del personale non può certo farti concorrenza, Julie. Vedrai che troveremo qualcosa di adatto da far mettere a questa signorina. Tu vuoi davvero questo fidanzamento? Perché me lo chiedi? Forse lo vuoi soltanto per far felice tua madre. Julie, non crederei sul serio che io mi fidanzi per fare un favore a mia madre. Perché lo stai facendo? Perché? Perché tra noi c'è una buona intesa, perché... perché ci rispettiamo. Perché siamo buoni amici. Suona molto ragionevole. Sì. Forse è così. Ma voglio dire, ci conosciamo da molto tempo. Può darsi. Ma voglio che tu sappia che io lo desidero dal più profondo del mio cuore. Spero che non me ne vorrà se mi sono permessa di procurarle qualcosa di adeguato per la cena di questa sera. Jana, per favore, non mettere a rischio la tua carriera per un tipo che sposerà un'altra. Non riuscirei mai più a guardarmi allo specchio. Stai facendo un enorme sbaglio. Il vero sbaglio è stato aver accettato questo incarico. Hai pensato alle conseguenze? Non mi importa. Jana, ti prego.
Non insistere, non riuscirai a farmi cambiare idea. E poi ho bisogno del tuo aiuto, devi cancellare il materiale che ti ho spedito. Ma stai scherzando? Lo so che ti sto chiedendo la luna, ma ti prego, fallo per me. Iana, io rischio il mio posto di lavoro se lo faccio e non oso pensare al tuo. Tanto mi licenzi, quella roba deve sparire. Tu sei matta. Mi aiuti? Purtroppo sì. Te ne sono grata. La nostra collaborazione termina adesso. Non posso realizzare il servizio sul fidanzamento. Sono spiacente, Iana. Why is the employer in there? Wow. Peter, would you please meet my children, Sophie and Leon? Hi, kids. How are you? Fine, thank you. How are you? Oh. This is our nanny. Miss Iana Berger, Mr. Peter Vermont. It's a pleasure to meet you, sir. My pleasure. What a shame your kids don't have your age anymore. Oh, forgive me. La ringrazio per il vestito, ma ho dovuto cambiarlo, era grande. Con questo ha un aspetto ugualmente incantevole, mia cara. Avevo immaginato che l'avrei trovata qui. È una notte così bella, sarebbe un peccato andare a dormire. Volevo dirle grazie, il suo aiuto è stato preziosissimo. Io mi sono divertita. Disturbo? Ovunque si inciampa su Iana. La sua presenza è notevole. Vado a letto, buonanotte. Buonanotte. Non mi sento molto bene. Dormirò nella stanza degli ospiti. Julie. Cosa? Niente. Credo che tu debba chiarirti le idee su un po' di cose. Tieni le gambe dritte. Il mio amico Peter mi ha invitato a una cena a Millstadt. Speravo avesse voglia di accompagnarmi. Sarebbe una buona occasione per sconvolgere tutti con il suo vestito. Sì. Diciamo alle 20? Bene. Allora stasera. Tu non devi capire la vita. Allora sarà sempre una festa. Lascia fare ad ogni giorno il suo corso, come fa un bimbo in cammino che da ogni brezza si fa donare un fiore. First experience in Europe, you know? She was exactly like in the movie. Vogliamo ballare? Volentieri.
Volete scusarci? You excuse us, we go dance. Sure, have fun. La smetta! Mi dia la fotocamera! E adesso fuori di qui! Non si faccia mai più rivedere! Mi scusi, io... andiamo via. Perché ce l'ha così tanto con la stampa? Io non ho nulla contro la stampa in genere, solo contro il giornalismo d'assalto. I giornali scandalistici sono il colmo. Ucciderebbero. Un po' eccessivo. No. Ai tempi dell'università avevo un amico. Era omosessuale e figlio di un politico. La stampa scandalistica l'ha saputo, gli ha dato la caccia e lo ha messo talmente alle strette che si è suicidato. E da allora... reagisco a qualunque tipo di giornalismo investigativo in maniera paranoica. Finora, per fortuna, sono riuscito ad evitare le riviste scandalistiche e a non comparire su nessuno di quei giornali. Sono così felice adesso. Non hai più alcun riguardo nei confronti di Julie? Mamma, se hai qualcosa da dire, allora dille e non dilungarti in allusioni. Manchi di rispetto alla tua fidanzata se esci con quella bambinaia. Sono affari miei. Non del tutto. Ti ricordo che hai preso un impegno con la nostra famiglia e con quella di Julie. Philip, sto parlando con te. Mamma, te l'ho già detto una volta, non entrare nella mia vita privata. Senti, se prima del matrimonio vuoi concederti questa piccola distrazione, gestiscila con più tatto. Forse hai ereditato questa attrazione verso il personale da tuo padre, ma lui perlomeno era discreto. Mamma, non voglio affatto sapere cosa ha combinato mio padre. E smettila una buona volta di paragonarmi a lui. La prego di non disturbarci. Cosa c'è, Iana? Mi licenzio. Cosa? E noi accettiamo la sua decisione, naturalmente.
No, non l'accettiamo. Iana, non è possibile. Voglio dire, i bambini si sono abituati a te, si sono affezionati. Non puoi farci questo. Mi dispiace. Iana, ti prego. Che succede, Iana? Iana, che cosa c'è? Possiamo aiutarla, cara. Siete gentili, ma... mi sono licenziata. Se l'hanno ripresa, possiamo intercedere. Temo che nessuno possa farci nulla, Carla. Credo si sia innamorata dell'uomo sbagliato. Oh. Sì, me l'aspettavo davvero, ma... ma ciascuno deve fare le proprie esperienze, anche se a volte sono dolorose. Oh, mia cara, stia su. Eh? Grazie. Ehi! Non puoi lasciarci, non te lo permettiamo. Non ha nulla a che fare con voi, è un fatto privato. Ma noi non vogliamo un'altra bambinaia. Non puoi lasciarci soli. Noi non ti faremo andare via. Io vi voglio davvero bene, ma devo andarmene. La gita in barca, devi venire con noi in barca. Tu lo avevi promesso e una promessa non può essere infranta. Lo hai detto anche tu. Sì, è vero. Vi lascio soli. Suppongo che tu sappia perché voglio parlarti. Sì. Quanto è difficile. Non voglio ferirti. Ma lo hai già fatto. Iana. Mi dispiace tanto. Non volevo che accadesse. Quando sarai di ritorno, io sarò partita. Vado a trovare la mia amica a Saint-Tropez. Non pensavo che ne fossi capace. Cosa intendi dire? Che fossi tanto romantico da innamorarti all'improvviso. Io sono diversa. Mi innamoro solo se lo decido. Voglio che tu sia felice. Sapere cos'è successo. Papà si è innamorato di Iana. Ma non voleva sposare Julie. Appunto, questo è il problema. Per questo Iana è andata via. Ma sei sicuro? Sicuro. E hai un'idea? Ce l'ho. Qual è? Andiamo da Elizabeth. Dove sono i bambini, Elizabeth? Scusi? I bambini. Oh, sono nella cabina. Ah, grazie. Prego, vada. Thank you.
bambini non sono Burdo. Cosa? Non riesco a capire. Io invece ho capito. Vuoi spiegarlo anche a me? I bambini volevano che restassimo soli. Allora torniamo indietro. Senti, e se io ti chiedessi di nuovo di restare? Se lo vuoi sapere, Julie e io, beh, noi ci siamo lasciati. Cosa? Sì. Devo dirti una cosa. Dimmi solo che resterai con me. Altro che bambinaia. Lei si è introdotta qui per vendere una storia. Mi è bastato fare una telefonata per scoprirlo. Non appena avrà fatto i bagagli, l'autista la accompagnerà ovunque desideri. Siamo molto tristi che lei vada via e questa volta siamo d'accordo. Completamente d'accordo. Grazie di tutto.
mangeremo quando Iana sarà tornata. Lei non tornerà più. Allora non mangeremo mai più. Dovete capire che non potete sempre fare tutto quello che vi passa per la testa. E in ogni caso, la vostra Iana ci ha mentito. Non è affatto una bambinaia, bensì una... Mamma, ora basta. Questo è solo un capriccio. Voi accetterete questa decisione. Non voglio più sentire altre discussioni. E ora si mangia. Capito? Vogliamo uscire un po'? Non riesco a respirare per la nostalgia che ho di lui. Iana, devi smetterla di tormentarti. Ora hai bisogno di energia per rimettere in sesto la tua vita. Tanto in Austria non troverò più lavoro ormai. Wagner mi ha fatto terra bruciata. Quel tipo è incredibile. Si è messo seduto al mio computer e ha fatto una copia di sicurezza. È andato tutto quanto storto. Iana, vedrai che passa. Alla tua. Sono qui per dirti che parto. È tutto sistemato. La festa è stata disdetta e gli invitati sono stati informati. È stato piuttosto imbarazzante, come puoi ben immaginare. Mi dispiace tanto per come sono andate le cose. Sì, anche a me. Volevo che tu fossi felice e pensavo che Julie fosse la donna per te. Sono stato ad un passo dall'essere di nuovo felice con Iana. Ma tu avevi ragione, come sempre. Sei soddisfatta? Voglio solo che trovi la donna giusta. Non importa chi è. No. Ma davvero? Io ti amo più della mia vita. C'è una cosa che volevo dirti da tempo. Tuo padre, Philip, sarebbe stato fiero di te. Proprio come lo sono io. Culturale del quotidiano di Vienna. Ma questo è perfetto. Il caporedattore non sopporta Wagner, quindi mi ha voluto assumere. È esattamente quello che hai sempre sognato. Sì. Qualche settimana fa mi avrebbe resa felice, ora è solo una distrazione. Sei di nuovo in grado di pagare l'affitto, non è male, no? Sì. Buongiorno, cosa vi porto? Due bicchieri di prosecco? Bene. Grazie. Grazie. Sono felice per te. Posso fare qualcosa per lei, signor Mertens? No, grazie, Carlo. Allora le auguro la buonanotte. Sì. Se lei me lo permette, avrei una cosa da dirle. Sì? Noi siamo molto desolati che Iana ci abbia lasciati. Ma lei sa anche il perché? Può darsi che le sembri un paradosso, ma credo ugualmente che Iana sia una persona corretta. Purtroppo i fatti dimostrano il contrario. A volte le cose sembrano diverse da come sono in realtà. Sì, forse. Buonanotte, Carla.
Con tutto il rispetto, signor Mertens, solo un folle se la farebbe scappare. È molto bello quello che ha detto, Carl. Grazie. Cosa fate qui? È tardi, dovete andare a letto. È così noioso senza Jana. Che cosa ha fatto di così sbagliato? Bambini, vi ho già spiegato il motivo. Non è mica un delitto non essere una bambinaia. Sophie. Lei non ha fatto nulla di così grave. Sì, ma ciò che ha fatto Jana è stato tradire la mia fiducia. E questo è imperdonabile, capite? Jana non è cattiva e lei piace anche a te. Tu l'hai semplicemente cacciata via. Questo non è leale. Vogliamo che torni da noi. Devi almeno parlare con lei. Sì, devi. Mi dispiace disturbare a quest'ora. Accomodati. Non sarei venuto qui, ma ho promesso ai bambini che ti avrei parlato. Buona idea. Non mi hai neanche dato l'occasione di giustificarmi. Jana, nessuno ha abusato della mia fiducia più di te. Lasciami spiegare. Entra. Tu mi hai mentito. Io non ti ho mentito. Io non la vedo così. E va bene. Sono una giornalista e mi sono introdotta in casa tua con l'inganno. Ad un certo punto però mi sono accorta di non poter più andare avanti. Ho perfino cancellato il materiale, ma era troppo tardi. Tu lavoravi per quella rivista? No, mi ero già licenziata. Perché? Perché mi sono innamorata di te. Io volevo spiegarti tutto mentre eravamo in barca, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Quello che tu mi hai detto è tutto. Quello che ti ho detto è tutto vero. Sicura? Sì. Culturale del quotidiano di Vienna. Qualcosa di molto serio. E devi proprio? Devo proprio, perché è quello che ho sempre voluto fare. Molto bene. Allora credo che avremo bisogno di una vera bambinaia. Sì.